scaletta, se si dovrebbe parlare Alberto, ma vi leggo una cosa, me la leggo io, perché allora, sì, nel 44 Cattaneo vede questa scena, nel 68-69 scrive il libro. Io ho intervistato una signora che abitava da quelle parti nel 2004, questa signora si chiama Onofri Maria, e vi leggo due righe che sono la fotocopia di quello che ha scritto Cattaneo. Verso le prime ore del pomeriggio, perché lì, no, adesso vado avanti, ecco, il tempo non esisteva più per noi, non c'era più, per noi non c'era più niente, e lì ricordo che le prime persone che vedemmo, dei soldati inglesi, erano due neozelandesi, uno alto alto, secco secco secco, e uno piccolino, sembravano Crick e Croc, e noi gli facemmo festa sopra l'aia, perché... per dirvi come erano le stesse che non vi vede Cattaneo, questa nel 2004 mi racconta le stesse due persone. Finisco qui, lascio la parola a Leardo. È verosimile che avesse letto Cattaneo. No, non aveva letto Cattaneo sicuramente. No, riprendo rapidamente la parola e sono io forse responsabile di questo scombussolamento della scaletta, però appunto parlando prima dell'aspetto della, diciamo così, militare, della guerra guerreggiata che ho provato a descrivere, e anche dalle pagine che sono state appena lette si ritrovano molte cose che abbiamo detto prima in generale, e, però appunto il bello, non voglio allargarmi in un campo che non mi appartiene, però la letteratura forse ha un modo di guardare, di raccontare le cose che non sono quelle, diciamo, della scansione cronologica dei fatti, ma prova a inquadrarle o dal basso, da punti periferici, che però probabilmente sono anche più veri dal punto di vista delle persone che vivono. E appunto le ultime riflessioni che volevo fare prima di cedere di nuovo la parola all'autore del libro è proprio su questo aspetto qui, cioè provare a riguardare le vicende che ci siamo detti dal punto di vista di che cos'è la guerra per la gente. Mi sembra che torneranno anche molti degli spunti che abbiamo già ascoltato e che ascolteremo. Innanzitutto io in genere in questi casi, soprattutto a scuola dove lavoro, ho lavorato e continuo a lavorare, invito i ragazzi a riflettere proprio su una questione di lessico, la guerra. La guerra è sempre un sostantivo plurale, non è mai una sola, ci sono tante guerre dentro una guerra. Per esempio mi colpiva che in due brani letti indipendentemente ritorna un legame involontario o comunque implicito con la prima guerra mondiale, lo zio che si richiama fatto prima, oppure il nostro soldato rifugiato in montagna con a San Tommaso che trova in una libreria e legge Serra, quindi un diario della prima guerra mondiale. È verosimile che gli storici del futuro, già se ne comincia a parlare, non parleranno di due guerre mondiali, ma parleranno di un'unica, lunga guerra, grande guerra di 30 anni, durata dal 15 fino al 45, perché questo di fatto è. Però quel trentennio ridisegna l'Europa, ridisegna non solo nei suoi profili geografici, geopolitici, ma anche nel profilo antropologico di quello che siamo. Ecco. Quindi la guerra è tante cose. E per esempio il termine, la definizione guerra mondiale si fa sempre più insufficiente. E oggi si parla, e secondo me con molta più ragione, di guerra totale. La prima guerra mondiale lo fu, ma lo fu ancora di più, anzi, se mai termine fu più adatto, lo fu proprio per la seconda guerra mondiale, quello di guerra totale. E soprattutto fu una guerra ai civili, a differenza di tutte le altre guerre. La seconda guerra mondiale dà il via a un rapporto nuovo della popolazione civile con la guerra. È vero che anche durante la prima guerra mondiale ci sono stati bombardamenti, le città hanno avuto un ruolo minore, la guerra è stata combattuta sulle frontiere, sul Carso. Qui invece le città quotidianamente, come ci dicono anche le pagine di Cattaneo che sono state lette, immagino torneranno altri accenni, vengono coinvolti. È una guerra appunto ai civili quella che viene dichiarata, dove appunto, e questa è un'altra novità della guerra moderna, il fronte interno coincide col fronte esterno, o perlomeno non c'è differenza, i due fronti sono, sui due fronti si muore, la popolazione civile muore come un soldato in prima linea. Poi per quello che riguarda la nostra storia nazionale, la guerra è un sostantivo plurale perché se è cominciata come guerra fascista è finita almeno dopo il 43 come guerra di liberazione, quindi è la stessa guerra che cambia molto, si trasforma
nel suo stesso farsi, nel suo stesso svolgimento. Elemento che emerge, San Tommaso veniva vista come, non dico un'isola felice, però un luogo da cui sentirsi al riparo della guerra. E invece quando il fronte si avvicina con quella logica militare, purtroppo comprensibile, ma certo non condivisibile, di salvaguardare le truppe nel loro moto di avanzata, diventa una guerra appunto dove i civili vengono sottoposti a quotidiani bombardamenti. A Cesena ne sono stati contati 76 tra il 13 maggio e l'11 dicembre 44, quindi un tempo relativamente breve, il che vuol dire, se facciamo un conto proprio matematico con una calcolatrice, sono quasi 3 al giorno, 2,7. È evidente che non avvengono tutti nello stesso giorno, certi giorni ce ne sono di più, altri passano indenni, però significa una frequenza di bombe che piovono dal cielo, appunto a partire da quel 13 maggio che è rimasto nella memoria, e poi appunto stiamo parlando soltanto di quelli fino al considerato fino all'11 dicembre 44, quindi forse il calcolo comprendeva già quelli tedeschi, ecco. E il più famoso certo è quello del 13 maggio, ma poi si va avanti fino a quelli del 16-18 ottobre, il martellamento che produce la distruzione dell'abbazia del Monte. E che cosa vuol dire vivere sotto le bombe, sotto la minaccia continua di bombardamenti? Significa essere sempre allerta con questa sirena che era collocata sopra il campanile. Qua avevo delle foto, ma le conoscete tutti, quindi non vi dico niente di nuovo, che suonava a richiamare l'attenzione di tutta la città. Questo suono che dal 14 giugno 40 al 23 settembre 44, perché poi finì la linea telefonica e quindi non usavano più quella, suonò per 962 volte, quindi con una frequenza maggiore, superiore a quella di un giorno sì, un giorno no, nonostante che, a guardare poi i dati analitici, per esempio nel 1941 non sono mai, perché il fronte era lontano, la guerra non l'avevamo in casa, nel 42 sono due volte, nel 43 115, ma sono convinto che comincia tutto dall'estate, da dopo l'estate del 43, quindi nel 1944 suonò per 840 volte. Era un suono con cui la popolazione doveva fare i conti, era un allarme intermittente di 15 secondi per indicare il pericolo e invece un suono continuativo di 2 minuti per indicare il cessato allarme. E avevo preparato delle foto, ma le conoscete, quelle del 13 maggio, oppure quelle sulla caserma Raggi a San Domenico, la Rocca del 5 luglio del 44, il Ponte Vecchio bombardato nel settembre, cioè il 14 e 15 settembre del 44, il tunnel, che nelle foto che lo ritraggono è un ammasso di macerie, e poi appunto quello del 16-18 ottobre del Monte per favorire la conquista da parte delle truppe. Le conseguenze non sono solo psicologiche, sono anche fisiche, i feriti, i morti che questi bombardamenti producono, centinaia di morti, la distruzione delle case, del patrimonio abitativo. Cesena tutto sommato non è neanche tra le più sfortunate città d'Italia. Rimini ha perduto l'82% del proprio patrimonio abitativo distrutto dai bombardamenti. Rimini è una città che è stata veramente martoriata dalle bombe. Senza considerare poi i danni fatti dai bombardamenti da terra, o perlomeno dai minamenti fatti dai soldati, dalle truppe tedesche in ritirata. È famosa la foto lì in piazza davanti al Duomo. E insomma è una cosa su cui invito voi adesso, come faccio con i miei studenti, quando parliamo di bombardamenti, significa provare a entrare nella logica, nella mentalità di quello che accadeva nella testa delle persone dell'epoca, un ribaltamento di tutto quello che era la normalità. Noi siamo abituati a legare l'idea dell'alto, del cielo, all'idea della salvezza, della preghiera, del divino, del sacro, dell'aspirazione, della libertà. Il cielo diventa invece della guerra il luogo da cui viene la morte, quindi c'è un cambiamento totale. La terra, il suolo, è il luogo del fare, il luogo del grano che cresce, della terra da coltivare, da arare, diventa invece il luogo delle bombe, della distruzione, delle case diroccate. E il sottosuolo, per assurdo, che nella nostra cultura è il luogo dei morti, dell'oscurità, della terra, degli inferi, diventa il luogo della salvezza. Ecco, i tunnel scavati, li abbiamo sentito anche nelle parole di Cattaneo, dei quali si va a cercare salvezza. A Cesena ce ne sono tanti, il più famoso, il più capiente, quello scavato sotto la rocca, dove si vive però in maniera precaria. Cambia la guerra, i bombardamenti cambiano le abitudini della vita delle persone in città. Pensate al coprifuoco, al non poter uscire, all'oscuramento, al vivere l'oscuramento, che è anche dettato da questioni economiche, ma lo vedremo dopo. Altra parola di cui abbiamo sentito
parlare nelle letture precedenti è quello degli sfollamenti, le persone che anche qui dovremmo, la parola usare sfollamento, ma dovremmo usare il termine anche qui al plurale, perché per esempio nella provincia di Forlì Cesena ci sono almeno due ondate di sfollamenti diversi che dobbiamo considerare. All'inizio, quando il fronte è lontano, in Augusta, nel meridione d'Italia, la provincia di Forlì Cesena è un luogo dove si viene a sfollare, perché c'è una grande ricettività anche dal punto di vista abitativo. Però quando il fronte si avvicina, e soprattutto lungo la costa, ma quando il fronte si avvicina, le famiglie che erano sfollate sulla costa vengono scacciate, perché c'è il rischio di una, a parte il fronte che avanza, anche il rischio di uno sbarco, perché erano delle ipotesi in campo in quell'epoca. E quindi si assiste ad un nuovo sfollamento verso le città. Altro ribaltamento è quello nel rapporto città-campagna. Normalmente era la campagna che gravitava sulla città per gli acquisti, per il fabbisogno quotidiano. Adesso diventa il contrario, sono le persone che abitano in città che si rivolgono alla campagna per la sopravvivenza. Quindi significa un cambiamento enorme. Il numero degli sfollati che arriva in città crea anche dei disagi alla popolazione e il bisogno di strutture abitative in un momento in cui vengono meno in virtù dei bombardamenti che ne distruggono non poche. Vi leggo rapidamente una notizia, una nota del commissario prefettizio di Cesena che scrive al prefetto di Forlì nel maggio del 43, quindi neanche nel momento più caldo della guerra, però subito dopo il bombardamento. Il numero degli sfollati che hanno prescelto come dimora temporanea questo comune ha già raggiunto la cifra di 763 persone. Attualmente gli alloggi disponibili, normalmente scarsi, mancano totalmente, dato l'afflusso degli sfollati stessi che hanno occupato anche il più piccolo pertugio, saturando completamente ogni possibilità ulteriore di ricezione. Ora, fatta la tara alla necessità di non farne arrivare altri e quindi esagerare, enfatizzare un po', però è evidente che è un fabbisogno abitativo che la città non poteva sostenere. Don Leo Bagnoli nel suo diario scrive invece, sempre a proposito di sfollati: il 3 luglio del 44 sono passato dal foro della Diavolessa, il tunnel è stato trasformato in un dormitorio e per alcuni in abitazione permanente. La maggioranza sono meridionali sfollati, ma non poche anche le famiglie di Cesena, specie povere donne impaurite. Quindi una mescolanza di cieli, di persone, di provenienze geografiche. Però poteva capitare, e dentro una vita che si svolgeva al buio, nel sottosuolo, con 800 bombardamenti in pochi mesi, potevano capitare eventi di ogni tipo. Per esempio, una memoria inedita dell'ingegner Gaetano Godoli a Sant'Arcangelo nel 44, proprio a ridosso della liberazione, il giorno prima, in rifugio per 24 ore è nato un bambino al quale è stato dato il nome Libero. Quindi anche un augurio. Succedeva di tutto dentro i rifugi. E poi avevo preparato delle foto, ma questo ha ricadute sulla fame, sulla vita quotidiana. E mi fermo qui. Sì, sì. Diamo la parola. Senso l'abbiamo dato. Prendiamo la parola al Libro, che forse è la cosa più bella da ascoltare. Allora, forse c'è il tempo solo per un brano. Allora, c'è l'imbarazzo della scelta, perché qui ci sono tante delineate, tante figure, tanti personaggi. Allora, facciamo questo. Il primo romagnolo che lui incontra, quando è in convalescenza in montagna, in questo sanatorio, e poi comincerà a venire a tornare giù, lo farà con questa persona che conosce in quel momento. Un giorno Giulio seppe che c'era un altro italiano, ormai si alzava per uno o due, e lo andò a trovare. Si chiamava Guerrino Bondi ed era romagnolo di Villalta Carlona, vicino a Cesena. Aveva gli occhi chiari, una faccia lunga e anche lui apparteneva alla FLAC. Parlava in continuazione Bondi Guerrino, così si firmava, ma con una R solo, raccontando di essere stato militare in Croazia, un paese popolato di negri armati di lance e protetti da scudi, alle prese con leoni, tigri e ferocissimi leopardi. Nel discorso, fra le grasse esce romagnole, le esclamazioni, le imprecazioni in dialetto, si inserivano le parole croate, cava, cuba, che Guerrino aveva sentito dai negri. Non erano semplici vedute di paese, ma lunghe avventure complesse, con storie d'amore fra agguati di selvaggi e insidie di belve. Le donne croate che apparivano in questi racconti non erano negre, come veniva fatto di pensare, ma di pura razza bianca.
e parlavano l'italiano di Romagna, mentre i negri, popolazione maschile, continuavano a dire Kub, Kab e anche Ia, come i tedeschi quando annuivano. Intanto una tigre usciva dall'ombra, in tempo per disperdere un gruppo di croati più neri della notte, che avevano circondati minacciosi il guerrino e la donna bianca. Bondi Guerrino proseguì per più giorni nelle sue rievocazioni, mescolando alle vicende di Croazia i ricordi di Villata Carlona. Ma si trattava di episodi molto simili, che a volte si confondevano e si identificavano, perché il guerrino aveva più fantasia che memoria. Lo stesso fatto avvenuto in Croazia si ripeteva in Romagna, con l'eliminazione dei negri, dei leoni e delle tigri, e l'aggiunta di biciclette. Quel giorno avevano preso solo biciclette, il mio amico sì che pedalava! Quell'accento dialettale, quei riferimenti a nomi di luoghi dimenticati, ma che subito mettevano in moto un ronzio di antiche reminiscenze, richiamarono a Giulio la Cesena dei primi anni del Novecento, nelle storie del nonno e delle zie. Il negozio fallito di valigie e ombrelli, e le invettive contro i romagnoli della nonna veneziana, ma anche immagini più recenti, le fotografie delle cugine nell'abito della prima comunione, le bottiglie di Albano e i mazzi di asparagi arrivati in regalo per la Pasqua. Il ricordo diretto del nonno era sbiadito e si accompagnava a bandiere alle finestre e a gente fitta che assisteva alle parate militari. Ma il personaggio riviveva nei racconti di famiglia, che a loro volta erano lontani, risalivano all'infanzia, al salotto della casa di là, col lume vestito di seta gialla. Il nonno, Angelo Ferretti, detto alla romagnola Firitaz, anche in famiglia, si esibiva nel teatro parrocchiale di Don Lugaresi, senza studiare mai il copione, improvvisando come nella grande commedia dell'arte e ottenendo trionfi, tanto che si domandava ad ogni recita: «Uè, Ferretti? Sì? Allora vieni!» Il tenore Bonci cantava «I puritani alla Fenice di Venezia» e il nonno andò a trovarlo in camerino dopo aver avuto in omaggio due posti distinti e lo bersagliò per tutto il tempo di «Tetercursembrin!» con scarso gradimento del tenore, che non amava sentirsi rammentare la propria infanzia miserabile, beneficata dai suoi concittadini ritrovati poi uno per uno in tutti i teatri del mondo a rinfacciargli i loro meriti. Tutto il corso poi c'era lo zio Poldo, che si erogava anche la paga al caffè in piazza, secondo la testimonianza della nonna veneziana, e lo zio Alpic, che si era tagliati i baffi per fare uno scherzo alla moglie, che non lo riconosce, e poi cominciò a gridare: «Ah, la mia Madonna!» Lo zio Alvik, che ammattì e tagliò il collo alla moglie e pianse a sentire la nipote cantare «Il Piave mormorava». «Era patriota?» «No, è il Geramato», concludeva dopo 20 anni la nonna veneziana. Bondi Guerrino andava spesso a Cesena. «Una bella città», aggiungeva con sincera ammirazione. E Cesena, per chi se la ricordava dai racconti, era sempre quella dei primi anni del Novecento, polverosa, assolata, col mercato assaltato da contadine vestite a ceda, che venivano a comprare i fazzoletti e i guanti, tanto che il vecchio moralista Sgubron usciva dai gangheri apostrofandole: «Andiamo a casa, puteni!» Guerrino aveva imparato 7 o 8 parole tedesche, «Scheiß», «Merda», che pronunciava «Scheige», ed era sempre un problema farsi capire. «Kaput», che usava in modo troppo disinvolto, dicendo agli allibiti tedeschi: «Hitler, caput presto!» Non amava troppo Hitler, che gratificava dei migliori accidenti romagnoli. «Kutrevnes in kenker in testong, in te cor!» Prima di riprendere il pericoloso ritornello: «Hitler, caput presto!» Un giorno ero immerso in uno dei soliti racconti croati con i leoni, le tigri e i negri con le lance, quando un tedesco incuriosito da quel fiume di parole incomprensibili chiese a Giulio l'argomento del discorso interminabile. Giulio rispose in un tedesco approssimativo che Bondi Guerrino diceva di aver visto molti leoni e tigri in Croazia. Il tedesco era stato in Croazia anche lui. E subito replicò che non era vero e con la stessa decisione negò che il paese fosse popolato da negri. Guerrino ribatteva sicuro di aver visto le belve coi suoi occhi. Ma l'altro, sempre più sdegnato, se ne andò, con la convinzione che Bondi Guerrino fosse un bugiardo. «Saranno state Ene!» finì per dire il romagnolo con una mezza ammissione.
incontro con Primo Romagnolo a Cortina Campestre, sarebbe partito. E con questo chiudiamo, anche perché abbiamo sforato i tempi e purtroppo sono stretti, e vi ringraziamo. Grazie.